Eccoci tornati dalle vacanze! Alfonso, buonasera a tutti. Buonasera a tutti, siamo in diretta, siamo live dalla pagina Facebook ufficiale di Labo in Italia e contemporanea su YouTube, sul canale Guide Cinofile Channel, in modo tale che questi video rimarranno in podcast e quindi potranno essere, diciamo così, fruibili da tutti indistintamente collegandosi anche a piattaforme come YouTube. Ma Flavia, com'è andata questo periodo di vacanze? Ti sei un po' rilassata o abbiamo lavorato lo stesso? Direi che ci siamo riposati, ma abbiamo anche lavorato per portare un po' di nuove sorprese in questo nostro ritorno, vero? Infatti la prima è praticamente che tutti coloro che stanno guardando in diretta adesso, oggi, giovedì 17 settembre, sono le 21.02, noi parleremo dei test genetici di alcune razze. Stasera tratteremo Maltese, Bolognese e Bichon Abois Frisé. E faccio un piccolo inciso: il Bichon Avanais, anche se rientra nella tipologia di cani Bichon, non ha per il momento dei test validati. Mi hanno detto dai laboratori Labrocan che appena saranno validati, sicuramente verrà aggiornata e verrà inserita come razza, giusto? Me lo confermi anche tu? Esatto, sì, te lo confermo. Stasera ci sono tante novità. La prima, appunto, è che chi ci sta seguendo in diretta, mentre Flavia ci racconterà le patologie che possono essere individuate attraverso un test genetico, nelle slide che riguardano alcune malattie potrà comparire una mascotte, che è la mascotte di questo programma, che appunto è il dinosauro di Matteo. Okay? Questo dinosauro di Matteo comparirà all'improvviso e poi scomparirà. Chi di voi è più furbo e veloce? Lo individua, ci dice in quale malattia è comparso il dinosauro di Matteo, lo scrive in un commento e siccome lo staff di Labo qui in Italia è dietro le quinte che controlla tutto quello che scrivete su Facebook o su YouTube, individuerà il vincitore e la volta successiva, il prossimo appuntamento, diremo chi è il vincitore di un gadget targato Labokin che verrà inviato al fortunato nel momento in cui poi ci sarà uno scambio di test, di richieste, di servizi. Questo Esatto. E poi abbiamo ancora Ho qualcos'altro. una sorpresa anche io per te. Abbiamo un contributo direttamente da Labocche in Germania che ci mostra un po' il backstage del reparto di genetica, cosa svolge con i campioni che ci mandate. Ma senti, ma lo vogliamo vedere subito? Sì, dai, mostriamolo subito. Allora lo vado subito a preparare perché comunque è una cosa molto divertente e si sono messi in gioco anche, diciamo così, i colleghi tedeschi. Allora, vediamo un po'. Lo faccio partire, Un caro saluto a tutti quelli che ci stanno guardando. Mi chiamo Cristina Dangel e lavoro nel reparto di genetica di Labocklin. Lavoro qui dal 2006 e collaboro con molti club di allevatori. Qui nel reparto di genetica eseguiamo test per malattie genetiche, lunghezza del pelo e colore del mantello, ma eseguiamo anche analisi del DNA e di parentela. In questo laboratorio viene isolato il DNA del vostro cane. Come materiale per il test del DNA richiediamo sangue di TA e tamponi buccali. Anche nel caso dei tamponi buccali è fondamentale che vengano prelevati da un veterinario, perché questo può confermare l'identità del vostro animale. In questa stanza, dopo l'estrazione del DNA, viene eseguita la reazione a catena della polimerasi. Questa amplifica il DNA del vostro cane e permette successivamente l'analisi delle malattie genetiche che avete richiesto. Questa analisi viene eseguita con metodiche diverse. Quella più frequentemente eseguita è la segmentazione del DNA. In questo modo viene rilevata l'esatta sequenza del DNA del singolo cane. Oppure viene eseguita la metodica chiamata Real-Time PCR. In questo caso il rilievo avviene tramite sonde marcate con fluorescenza. Labrocan è stata fondata nel 1989 in Bad Kissingen. Grazie al nostro accreditamento abbiamo uno standard eccellente di qualità. Nel nostro webshop potete scegliere la razza del vostro cane e vedere tutti i test a disposizione. Potete iscrivervi alla nostra newsletter per rimanere sempre aggiornati sulle nostre ultime novità dal reparto di genetica.
Speriamo di essere riusciti a darvi una piccola panoramica del nostro lavoro quotidiano per voi e per i vostri cani. Auguriamo a voi e ai vostri animali tutto il meglio. Ma che carino, è proprio il caso di dire Wunderbar, wir kommen Sie alle Campbell. Veramente bisogna ringraziare la collega su in Germania, la dottoressa Dangel, per questo intervento. Faccio solo una piccolissima puntualizzazione. La collega sottolinea l'importanza che il prelievo sia eseguito da un veterinario. Sottolineo che non ci sono veterinari convenzionati Laboclin, quindi tranquillamente allevatori privati possono rivolgersi al proprio veterinario di fiducia e poi possono contattarci per avere tutte le delucidazioni su come spedire il campione grazie ai nostri contatti, sia email che telefonici. Beh, devo dire tanta roba, ecco, tanti servizi e consulenza. Ma le sorprese non finiscono qua, poi le scopriremo in corso d'opera. No, quindi direi un attimino di entrare nel vivo, magari dobbiamo rispolverare un po' le idee. Cosa dici? Direi che ripartiamo dalle solite quattro patologie classiche che interessano tutte le razze, poi vediamo quali sorprese ci riservi ancora tu. Io ricordo tutti quelli che ci stanno guardando, chi ci guarderà poi in podcast successivamente, nella didascalia sia sulla diretta di Facebook che la diretta YouTube potete trovare il link per andare a guardarvi l'introduzione ai test, quindi come fare i test, come avvengono, come compilare il modulo sia per ENCI che per altre patologie, quindi vi invitiamo proprio ad andare a guardarlo nello specifico. Ma adesso a te la parola e parliamo di queste tre razze. Okay. Quindi parliamo delle patologie legate a tutte e tre. A tutte e tre, esatto. Partiamo da quelle. Allora, partiamo con una patologia neurodegenerativa, che è la mielopatia degenerativa. Mm-hmm. È una patologia che è in sorgenza a partire dai 6-8 anni. Si manifesta con paralisi progressiva, prima degli arti posteriori e poi successivamente degli arti anteriori, che può portare anche a problemi di incontinenza e in questo caso parliamo di una patologia autosomica recessiva. Direi che possiamo rispolverare anche il concetto di patologia autosomica recessiva. Riesci a recuperarmi magari la slide? Allora, vuoi parlare della recessiva, giusto? Parliamo sì, la recessiva. Perfetto, allora seguendo i nostri disegnini del cagnolino da sinistra a destra, individuiamo il soggetto geneticamente sano, conosciuto anche come free o clear, il soggetto geneticamente portatore, conosciuto anche come carrier, che non manifesta la patologia ma la trasmette e in questo caso faccio un breve inciso. Non bisogna escludere il soggetto geneticamente portatore dalla riproduzione, bisogna avere solo l'accortezza di far accoppiare il soggetto con un soggetto geneticamente sano. E a destra individuiamo il soggetto geneticamente affetto che manifesta la patologia e la trasmette. Ok, quindi queste qui sono, ma però ci sono anche patologie invece autosomico dominanti. Dominanti. Fatalità, la patologia successiva che andiamo ad affrontare è l'ipertermia maligna ed è una patologia autosomica dominante. In questo caso parliamo di un disturbo ipermetabolico della muscolatura scheletrica che si manifesta con contrattura generalizzata alla muscolatura, ipercapnia, rabdomiolisi, ma anche aritmia cardiaca e insufficienza renale. Gli animali che presentano questa mutazione presentano manifestazioni della patologia secondariamente a fenomeni stressanti o a inalazione di anestetici. Facciamo anche qui una piccola spiegazione della patologia autosomica dominante per rammentare. Grazie mille Alfonso. Allora, anche qui da sinistra verso destra distinguiamo il soggetto geneticamente sano, conosciuto come free o clear, che non manifesta la patologia, non la trasmette. Il soggetto geneticamente portatore o carrier che manifesta in questo caso la patologia e la trasmette e a destra il soggetto geneticamente affetto che manifesta la patologia e la trasmette. Quindi qui vediamo proprio le differenze che tu sempre ci ricordi, che quella recessiva è un po' più subito, quella dominante è un po' più palese. Manifesta, esatto. Manifesta. Ma proseguiamo con la quarta, giusto? La terza, l'iperuricosuria, è una patologia che colpisce
sia a livello dell'apparato urinario, in quanto è caratterizzata da un'alterazione del metabolismo delle purine con aumento di acido urico nelle urine, ma un aumento anche dell'acido urico a livello ematico che supera di 2-4 volte i normali valori. E questa patologia porta alla problematica dei calcoli vescicali, in quanto si formano proprio cristalli di acido urico. Questa è una patologia autosomica recessiva, quindi torniamo al discorso che è un po' più subdola. Certo, che appunto noi stiamo sempre in questo momento trattando le patologie trasversali alle tre razze di cui stiamo parlando stasera. Le accomuna tutte e tre. E accomuna anche la quarta, che adesso andrai a spiegarci. Esattamente. La condrodisplasia e la condrodistrofia sono due fattori responsabili delle zampe corte. La condrodisplasia è un carattere autosomico dominante che appunto è responsabile delle zampe corte, insieme alla condrodistrofia, che però è un carattere semidominante ed è associato a un rischio di degenerazione dei dischi intervertebrali, ossia la malattia di Hansen di tipo primo. Certo. Ed è per questo appunto che bisogna testare per ridurre i soggetti controdistrofici. Certo, come ci hai detto tu, ci sono magari alcune tipologie di cani che possono essere controdistrofici, però la condrodistrofia ha delle conseguenze un po' più gravi, che ha a che fare con l'apparato proprio scheletrico delle vertebre. Quindi immaginate il vostro cagnolino che è condrodistrofico geneticamente, no? A un certo punto si può anche paralizzare in alcuni casi più estremi, no? In qualche modo, se si avvicinano troppo. E hanno dei problemi anche legati appunto a livello neurologico, proprio per il discorso che i dischi intervertebrali vanno incontro a questa degenerazione. E queste sono le quattro patologie comuni a tante razze, a tanti cani, no? Esatto, sono i quattro test validati in tutte le razze che quindi affrontiamo ogni volta. Adesso, prima di affrontare le successive, che immagino siano specifiche per il maltese, il bolognese o il bichon, abbiamo, cara Flavia, un intervento. Fa parte delle novità dei nostri appuntamenti, no? Ogni tanto parlando di test genetici con le razze canine. Abbiamo un intervento che ci fa molto piacere, poco di meno del presidente del club italiano del Maltese del Bolognese, che ricordo è l'unico club, l'unica società specializzata riconosciuta dall'Internazionale della Cinofilia Italiana e quindi dal MIPAF, dal Ministero delle Politiche Agricole, Ambientali e Forestali, per quello che detiene l'ufficialità di questi cani. Stefano Paolo Antoni si è prestato amichevolmente, lo ringraziamo per questo suo piccolissimo intervento, questo contributo che vediamo subito insieme. Volevo ringraziare innanzitutto Alfonso Montefusco e la Label Link per l'opportunità che ci stanno dando. Volevo ricordare a tutti quanti che effettuare i test genetici sui riproduttori è una cosa importantissima, perché in questo modo riusciamo a salvaguardare le razze dalle malattie genetiche, che purtroppo moltissime di queste vengono fuori in età avanzata e perciò il cane può aver già riprodotto e può aver portato dei problemi nella razza. Il discorso per fare i test genetici è facilissimo, basta fare un prelievo, inviarlo al laboratorio di competenza e si hanno i risultati. A quel punto, nel momento in cui abbiamo dei risultati che il cane è in ordine, si può tranquillamente avviare alla riproduzione e godersi i cuccioli del cagnolino. Per favore, prima di avviarle alla riproduzione, mi raccomando, fate questi test perché sono molto importanti per la salute dei nostri cani. Grazie a tutti. Devo avere un bellissimo intervento. Bell'intervento, sì, molto bello. Lo ringrazio anche da parte di Laboclin. Certo, Stefano Paolo Antoni si è apprezzato con molta amicizia. E tra l'altro, prima di passare alle successive malattie, volevo far vedere a quelli che ci stanno seguendo appunto il sito del club del Bolognese e del Maltese, la società specializzata, che appunto è questo sito, clubcbm.it/wordpress, dove voi potete vedere, avere tante informazioni, no? Potete avere informazioni su ovviamente la gestione del club, come iscriversi, come far parte, diciamo così, dell'entourage di chi sceglie un cucciolo di questa tipologia di razza, i seminari e tutti gli appuntamenti che si possono fare legati a queste razze. La storia, per esempio, del Bolognese, sai che ci sono dei ritratti, dei dipinti del Goya, che fanno vedere questi cagnetti che erano già presenti
parecchi secoli fa. Molto interessante. È un sito molto ben fatto, con delle tante informazioni, sia per il maltese che per il bolognese, che lo sappiamo sono razze in qualche modo cugine che prendono parte, diciamo così, alla storia del cane da compagnia in tutto il Mediterraneo, ma soprattutto in Italia, ok? Quindi era così per farvelo vedere, perché era una cosa molto interessante, quindi vi invito ad andare sul sito appunto del club. Ma adesso lascio ancora la parola a te, cara Flavia. Ok, adesso entriamo nello specifico delle varie razze. Parliamo della macrotrombocitopenia. Dovrebbe essere questo. Sì, è validato come test sia nel Bichon Frisé che nel maltese. Vediamo che è coinvolta sia una mutazione recessiva che una mutazione dominante. La conta piastrinica si presenta inferiore alla norma, ma le piastrine sono più grandi del normale. I portatori che hanno la mutazione dominante hanno una conta intermedia delle piastrine, mentre quelli con mutazione recessiva avranno una conta piastrinica normale. Importante segnalare che i cani con questa problematica non manifestano diatesi emorragica. È importante questo test per tenere in considerazione questa condizione come diagnosi differenziale e non confonderla con una trombocitopenia acquisita da infezioni, farmaci o altre reazioni immunitarie. Nel caso di questa problematica non sono necessari trattamenti antibiotici o steroidei, che anzi non risultano proprio essere idonei per questa forma genetica. Ok, quindi Flavia, parliamo di questa patologia, la macrotrombocitopenia, che appunto è legata esclusivamente, validata al Bichon Frisé e maltese, ma probabilmente ci saranno in futuro delle validazioni anche per altre tipologie di cani simili. E quello che mi correggevi sempre tu, appunto adesso ho compreso bene il concetto, è che è importante diagnosticare la presenza di questa malattia genetica per come intervenire laddove ci sia un problema, no? Quindi per cosa utilizzare. Quindi dicevi, esatto, bisogna testarla per escludere che non si tratti di una forma genetica e si tratti effettivamente di una trombocitopenia acquisita, perché se si trattasse di una forma genetica questa non deve essere trattata né con antibiotici né con farmaci steroidei, anzi questo andrebbe quindi in negativo il trattamento, sì. Un trattamento non idoneo, perché al cane non servirebbe quel tipo di terapia. Flavia, ci guardano anche dall'estero, quindi salutiamo Colette e Susan from Ireland. Hello, say hello. Hello. Watching. Vengo, ci ascolto veramente in tutta Europa, sta piacendo questo format. Lascio ancora la parola a te, perché abbiamo ancora due patologie di cui parlare. Esatto, parliamo di una patologia validata solo nel maltese, che è la malattia d'accumulo di glicogeno di tipo 1A. È una disfunzione dell'accumulo di glicogeno. Sostanzialmente abbiamo una mutazione, questa mutazione che vediamo nella slide indicata come GBE, che altera la struttura del glicogeno e ne impedisce la degradazione. Questo fa sì che il glicogeno si presenti a livello di fegato, muscolatura, cellule nervose, causando una disfunzione di questi organi. Pertanto i cuccioli che risultano colpiti da tale problematica avranno una crescita più lenta, depressione e anche un cattivo stato di nutrizione. Stiamo parlando in questo caso di una patologia autosomica recessiva. Quella più subdola, quella che ricordiamo sempre, sì. Ci può essere ma non si vede, giusto? Esatto, la mutazione è presente ma nel soggetto geneticamente portatore non si manifesta. Allora, manca ancora una patologia, che però è legata a quale razza? La patologia finale è una patologia oculare legata al bolognese. Allora, prima di affrontarla, facciamo un piccolo consiglio per gli acquisti. Vediamo che succede. Vediamo. Belove presenta il meglio per il tuo cane. Dimostragli tutto il tuo amore e la tua cura con BeFlow, uno shampoo nuovo e naturale per cani dal manto lungo, che deterge, protegge e nutre grazie alla gomma guar e al collagene. BeFlow per manti lunghi, vitali e splendenti. BeLove, ogni giorno una carezza.
Ed è importante prendersi cura dei cani, anche soprattutto questa tipologia di cane è importante, no? Prendersi cura. Ma quindi, oltre alla cute, oltre al pelo, oltre a tutto quello che abbiamo parlato, ci sono anche gli occhi. Patologia Esatto, adesso parliamo di una patologia oculare, esattamente. oculare, eccola qua. Atrofia retinica progressiva, TRC di Pratt, si tratta di una degenerazione della retina che può portare a cecità. Sappiamo che la retina è caratterizzata da cellule fotorecettrici e da cellule nervose che determinano la formazione dell'immagine. Abbiamo prima i bastoncelli, che vengono colpiti e abbiamo quindi inizialmente una cecità notturna. Successivamente abbiamo cecità completa quando vengono colpiti anche i coni. L'insorgenza è nei soggetti giovani e adulti e anche qui siamo di fronte alla patologia autosomica recessiva. Eccotela qua. Quindi una patologia anche questa abbastanza subdola. Ma adesso io velocemente con te, prima di concludere, volevo fare velocissimamente l'elenco, soltanto il nome della patologia. Cosa dici? Quindi le Ok. quattro principali. Allora, mielopatia degenerativa, ipertermia maligna, iperuricosuria, condrodisplasia e condrodistrofia, macrotrombocitopenia, malattia d'accumulo di glicogeno di tipo 1A e atrofia retinica progressiva, PRC di Pratt. Eccolo qua, qui abbiamo fatto un po' la chiusa con l'elenco, tra virgolette, l'elenco completo per E fare un dopo po'. questo elenco facciamo anche presente che per test genetici espressamente richiesti da ENCI bisogna rifarsi sempre al sito ENCI o contattare gli uffici ENCI per avere ulteriori informazioni. Certo, per quelli magari che devono fare un percorso di riproduttore selezionato o vengono, il club magari esige determinati test per la proclamazione a campione. Quindi molto interessante. E abbiamo detto tutto, Flavia? Penso di sì. Mi sembra di sì che abbiamo detto tutto. Ecco, ma qualcuno di voi ha visto, il dinosauro Matteo, il dinosauro di Matteo, la mascotte? Bah, non so. Ovviamente vale soltanto chi è in diretta adesso e scrive adesso, non è che poi voi rivedete la replica in podcast YouTube e continuate, e noi non è che possiamo mandarvi un sacco di gadget in continuazione, vale soltanto per chi ci segue l'appuntamento e in diretta ha scritto poco dopo la diretta, ci fa sapere che ha individuato il dinosauro di Matteo. Va bene, l'appuntamento adesso è quando, Flavia? Se non mi sbaglio, l'8 di ottobre. E parleremo di? Pastore tedesco. Ah, il re delle razze canine, parleremo del pastore tedesco, lo Schäferhund. Va bene, allora intanto stanno scorrendo sotto, diciamo così, contatti per mettersi appunto in contatto con l'Avoclin Italia e abbiamo scoperto qualcosa di divertente dietro le quinte quest'oggi con questi filmati che ci arrivano dalla Germania. Ringraziamo tutto lo staff di l'Avoclin Italia Grazie e anche a te. l'appuntamento allora è l'8 di A ottobre, giusto? ottobre, 8 all'8 di ottobre, che è un ottobre. giorno di sera, sempre alle 21, e parleremo del pastore tedesco grazie all'Avoclin con la dottoressa Flavia Bullo. Grazie davvero a tutti e alla prossima. Grazie, buona serata, buonanotte.